Bene, come dicevamo, dal profano al sacro, parlare di Madonna di Lourdes evoca tanti sentimenti e lasciamo spazio a queste immagini per un pellegrinaggio svoltosi in queste ore a Santa Cristina di Quinto di Treviso. Una devozione popolare radicata da secoli fa sì che maggio sia riconosciuto da tutti come il mese dedicato a Maria. Proprio in questi giorni, infatti, la comunità di Santa Cristina, una frazione di Quinto di Treviso, ha accolto l'arrivo dell'immagine della Beata Vergine di Lourdes. Questa serata anche a favore di tutti gli ammalati disabili del territorio. E questa iniziativa mostra qui, questa partecipazione è stata voluta anche da me come Rossellino Agriturismo e come famiglia Corrado Luigi, che ci siamo impegnati a sostenere questa serata in parte e far capire alla gente il significato di questo arrivo della Madonna da Lourdes in questa parrocchia. Un appuntamento fortemente voluto da Rino Rossi, che da decenni gestisce l'agriturismo al Sile e dalla famiglia Crosato, che ha coinvolto la sezione trevigiana di Unitalsi, Unione Nazionale Italiana per il trasporto degli ammalati a Lourdes e santuari internazionali. L'Unitalsi principalmente è un'associazione di volontari che ha come scopo principale l'organizzazione dei pellegrinaggi a Lourdes. Io sono andato 14 volte a Lourdes e io dico sempre che da Lourdes non si torna mai a casa come si è partiti. È un qualcosa che non si può spiegare a parole, ma bisogna viverlo concretamente. E proprio lì senti proprio nell'animo tu, nell'interno, sti 2 o 3 giorni che si fa, è un giorno di treno perché tutta la notte si sta in giro, c'è proprio per spirito che è l'animo di fede, no? Un sostegno all'associazione che a Treviso coinvolge decine di volontari e assistiti. Io, diciamo, ho avuto la possibilità di viverlo da sano, quando facevo il medico dell'unità, e adesso da ammalato sto scoprendo quanto importante sia il lavoro di questi volontari. E per certi versi non tutto il male viene per nuocere, ecco. Per certi versi devo ringraziare Dio perché attraverso un incidente mi ha permesso di scoprire tante cose che altrimenti non avrei mai capito. Quindi, diciamo, evviva l'Unitalsi.